Nonostante la formula Early Access di Steam abbia contribuito a finanziare una parte di Might & Magic 10 Legacy, il ritorno della storica saga gode del supporto di un publisher di primo piano, ossia Ubisoft. I ragazzi tedeschi di Limbic Entertainment propongono una formula che più old style non si può, fatta di movimento rigorosamente su quadretti e combattimento a turni. Immergersi nel mondo di Might & Magic 10 Legacy è un'operazione che richiede qualche minuto di adattamento. Gli orizzonti sono sufficientemente aperti, ma ci si muove sempre una casella alla volta e si può guardare solamente a destra o a sinistra. Per quanto, una volta presa familiarità con il contesto, la sensazione di straniamento si attenui, rimarrà comunque un generale senso di separazione tra la possibilità di esplorare liberamente il mondo di gioco e la costrizione rappresentata dai riquadri. L'avventura comincia con la creazione di un party di quattro combattenti, il quale verrà tuttavia controllato come un'unica entità. La dotazione di razze e classi è più che discreta e si può decidere se selezionare un party predefinito, affidarsi completamente al caso oppure partire da zero. Se c'è un'attività principe in Might & Magic 10 Legacy, si tratta certamente del combattimento, il quale andrà ad occupare una buona tre quarti del tempo speso nelle terre di Ashan. Dungeon e mappe all'aperto non presentano in questo senso grandi differenze concettuali, dato che gli incontri con i nemici avverranno con notevole frequenza. Preannunciati da un indicatore di allerta, gli scontri si rivelano piuttosto rigidi a causa del posizionamento. Il sistema a riquadri impone l'allineamento ai bersagli per poter attaccare sia dalla distanza sia con offensive ravvicinate, dunque in caso si venga ingaggiati da posizioni diagonali occorrerà passare i turni fino a quando non ci si troverà correttamente posizionati. Una volta dato il via alle offensive, il giocatore potrà far compiere ai personaggi del party una singola azione per turno, si tratti di attaccare con un'arma, lanciare un incantesimo o bere una pozione. Il movimento è soggetto a pesanti limitazioni e ogni scontro iniziato va in qualche modo concluso, vivi o morti, a seconda delle circostanze. Già le prime ore di gioco sono sufficienti per comprendere come Legacy sia un gioco che può dispensare imprevedibili momenti punitivi al giocatore. A volte un colpo di sfortuna può risolvere un lungo combattimento contro banali nemici in un niente di fatto, mentre durante le boss fight può capitare di vedere in azione mosse che uccidono istantaneamente. Tuttavia, nel complesso, il combat system di Legacy riesce anche a regalare grandi soddisfazioni. Quando i problemi di bilanciamento non si fanno troppo sentire, vincere uno scontro sul filo del rasoio regala ottime sensazioni, e la rapida crescita permetterà di sbloccare via via chance tattiche sempre più interessanti. Purtroppo, i combattimenti tendono a sfiancare molto velocemente il party. Date le notevoli dimensioni dei dungeon e la mancata autosufficienza del party, completare in un'unica sessione un'ambientazione sarà quasi del tutto impossibile, e questo richiederà un lento backtracking fino alla città più vicina, per riempire nuovamente l'inventario. Tutto questo spezza oltremodo il ritmo di gioco e soprattutto non aggiunge nulla all'esperienza. Uno dei principali problemi di Might & Magic 10 Legacy risiede anche nella lentezza con cui alcuni aspetti del gameplay vengono introdotti. Quasi 10 ore dovranno passare perché si possa finalmente apprezzare una discreta apertura della mappa open world e il sistema delle benedizioni, che permette di superare specifiche barriere magiche. Negli anni del tutto e subito, i videogiocatori sono stati viziati da produzioni sin troppo rapide e semplici, ma a nostro parere non vi è alcun valido motivo per riprendere dal passato impedimenti che oggi potrebbero essere facilmente superati. Quando non si combatte, in Might & Magic 10 Legacy si gestisce il party, oppure si dialoga e si risolvono piccoli enigmi. Rispetto ad alcune belle idee viste di recente, soprattutto in Legend of Grimrock, il lavoro svolto in questo senso dagli sviluppatori lascia purtroppo a desiderare. Dal punto di vista tecnico, i ragazzi di Limbic hanno messo insieme una strana creatura. Sebbene il risultato complessivamente non sia male, l'ottimizzazione è stata davvero trascurata, tra cali di framerate, pop-up e svariati bug grafici. Sin dalla sua genesi, Might & Magic 10 Legacy si è indubbiamente configurato come un progetto bizzarro. Una volta presa la mano sul sistema di combattimento, tuttavia se ne apprezzano alcune piacevoli caratteristiche, e la durata complessiva di 20 ore abbondanti testimonia un ottimo sforzo da parte del team di sviluppo. Purtroppo, godere di tutto questo richiede di tanta pazienza, necessaria per sopportare una lunga serie di sviste. Qualche altro mese di approfondito playtest e un orecchio più attento ai consigli della community avrebbero potuto fare del gran bene alla produzione, che al momento è tutt'al più in grado di regalare soddisfazioni solamente a quadretti alterni.